5 marzo 2010, una data che i piloti italiani forse non dimenticheranno mai. Cosa succederà questa sera a Baldiseri? Ma a parte le premiazioni d'obbligo, facciamo, diciamo, la presentazione ufficiale dei primi 4 piloti che faranno parte di questo progetto nuovo che la Ferrari ha deciso di iniziare proprio quest'anno, con l'obiettivo di far crescere soprattutto professionalmente dei giovani talenti nell'automobilismo, l'obiettivo di portarli chiaramente più in alto possibile. Quindi questa tanto attesa filiera Ferrari finalmente esce allo scoperto. Sappiamo che i primi 4 piloti appunto sono stati scelti, sono Mirko Bortolotti, Daniel Zampieri, Raffaele Marciello e ce ne sfugge uno. Jules Bianchi. Okay. Jules Bianchi è stato il primo che, diciamo, farà parte dell'Accademia. E poi, come dicevi te giustamente, abbiamo recuperato Mirko e Zampieri, che sono i due vincitori degli ultimi 2 anni con Formula 3 in Italia, e un giovane kartista, ex kartista ormai, perché sta iniziando la sua carriera con le monoposto, col nuovo formulino, Formula Abarth, e va molto forte. Come ha dimostrato anche. Crediamo che sicuramente possa essere un campione. Eh sì, è proprio un sogno, che sono stato lanciato nel Ferrari Driver Program, è una bella cosa, quindi da bambino sognavo, farò l'Abarth con gli occhi addosso, però penso di poter fare bene, diciamo, visto i test appena conclusi a Vallelunga, sono andati abbastanza bene, penso di poter vincere. Quindi continuare sulla cresta dell'onda di quanto di buono ho fatto vedere già nel karting internazionale, questo è il tuo obiettivo? Sì, ovvio, se no non correrei più.